Un messaggio sociale incisivo, quello concepito dall'Associazione di Promozione Turistica Proloco di Gela, che ieri ha organizzato un evento all'interno della casa circondariale di Contrada Balate di Gela, di concerto con la direzione dell'importante struttura locale. Ai detenuti è stata offerta la possibilità di vedere e apprezzare il video di promozione del territorio locale prodotto dalla Proloco di Gela e di sorridere e trascorrere del tempo in allegria con lo spettacolo di intrattenimento con Salvo La Rosa e l'attore Enrico Guarneri. In arte Litterio. Possiamo definirla un'iniziativa perfettamente riuscita e possiamo dire che c'è stato un attimo di condivisione fra i detenuti e tutti noi. Salvo La Rosa e Litterio in fondo ripetono un po' quella che è la vita quotidiana della Sicilia, del popolo siciliano. Ed è stato motivo di creazione di una sintonia, di una speciale sintonia, di una condivisione, e anche in termini non tanto così teatrali, proprio in termini di fattività, di un'ipotesi di progettuale che va al di là solamente delle idee e dei pensieri. Oltre dice che valenza dà la Proloco all'iniziativa che si svolge all'interno della casa circondariale? Grandissimo valore educativo per quanto riguarda la casa circondariale, ma anche e soprattutto probabilmente divulgativo, perché l'obiettivo è quello di dare sempre la speranza di una vita migliore e soprattutto far capire che Gela, la nostra città, ha delle grandissime qualità, delle grandissime occasioni che bisogna sfruttare. Ecco perché la Proloco è presente, facendo capire attraverso il video che chiaramente pubblicizza la nostra città e facendo notare tutte le bellezze particolari del nostro paese. Quanto è stata importante l'iniziativa che si è sviluppata all'interno delle mura dell'istituto penitenziario? L'importanza è, diciamo, è notevole perché oggi, grazie, diciamo, alla Proloco, grazie all'associazione che hanno lavorato, è stato possibile portare all'interno diciamo, di queste mura, diciamo, un cenno di speranza. È stato possibile portare quello che la gente da qua dentro non vede da diverso tempo, cioè il tramonto di Gela, grazie al video della Proloco, ma soprattutto strappare un sorriso grazie, diciamo, agli attori che hanno recitato sul palco. E credo che questa gente ne abbia bisogno per recuperare fiducia nella città e soprattutto per recuperare fiducia in se stessi.